Ben ritrovati con la rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Desecretati i verbali del Comitato Scientifico, la Fondazione Einaudi dice Palazzo Chigi ha inviato la documentazione, ha accolto il nostro appello. La Onlus aveva chiesto l'accesso ai 5 documenti che sono richiamati in tutti i DPCM emanati per la gestione dell'emergenza sanitaria, ma di fronte al no del governo aveva presentato un ricorso al TAR che è stato poi accolto. Un braccio di ferro di cui si è interessato pure il Copasir nelle scorse ore. Poi la svolta. La Onlus dice accolto l'appello che il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, ha rivolto al presidente del Consiglio Conte di far prevalere informazione e trasparenza rispetto ad elementi di tale rilevanza per la vita dei cittadini italiani. Beirut, oltre 135 morti e 5.000 feriti, 300.000 persone senza casa. Il governo dice arrestare i responsabili dello stoccaggio del nitrato dal porto. Il ministro della Salute ha consigliato di lasciare la città a causa delle polveri sottili presenti nell'aria. Intanto si continua a scavare per cercare i dispersi, sono oltre 100. Gli ospedali sono stracolmi, 3 di questi sono completamente distrutti, mentre altri 2 lo sono parzialmente. E il direttore generale delle dogane libanese, Badri Dair, dice che, citato da Al-Arabiya, dichiara che alla magistratura libanese è stato notificato per 6 volte che il deposito di nitrato d'ammonio era pericoloso e andava trasferito. Bando per i nuovi banchi, arrivate 14 offerte. Quando Salvini parlava di regalo ai cinesi, Forza Italia di flop e IV chiedeva chiarimenti. L'appalto pubblico prevede una fornitura fino a 1,5 milioni di banchi monouso tradizionali, i singoli, e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo innovativo. I costruttori avevano parlato di condizioni impossibili da rispettare e di mala gestione da parte del Ministero. Attacchi arrivati anche dalla politica e da parte della stampa. Secondo la forzista Bernini, la gara era un fallimento annunciato. Per il quotidiano La Verità, un flop. Enrico Costa lascia di nuovo Forza Italia e va con Calenda, relatore del lodo Alfano di Renzi e Bidis. Con loro si lavora benissimo. Ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni, fedelissimo di Niccolò Ghedini, è stato per anni l'uomo forte di Berlusconi in materia di giustizia. Nel 2009 definisce una priorità per la maggioranza il disegno di legge sul legittimo impedimento, poi bocciata dalla Consulta e dal referendum abrogativo. Critico con chi usa i tribunali per fini politici, ha mollato il Popolo della Libertà nel 2013 per passare a NCD con Angelino Alfano. Poi il rientro a casa subito dopo le elezioni del 2018. Fondi Lega, la Camera autorizza perquisizione dell'azienda del deputato Boniardi. I PM dicono ipotesi fatture per operazioni inesistenti. I magistrati di Genova sono a caccia di 49 milioni di fondi pubblici ottenuti illecitamente dal Carroccio. Nel mirino 450.000 euro che sarebbero stati erogati dalla Lega Nord all'associazione Maroni Presidente come contributo per l'acquisto di materiale a sostegno delle campagne del partito. Una parte è arrivata nelle casse della Boniardi Grafiche, ma la procura sospetta che i volantini non siano mai stati realizzati. Il deputato comunque non è indagato. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli tasse e multe 2 miliardi non riscossi, mancano anche i soldi per le notifiche. Alla fine della giostra la mancata riscossione delle gabelle comunali, in primis la Tari, e delle multe portano in dote, si fa per dire, 2 miliardi di mancati introiti e la beffa finale che persino le cartelle spedite nelle case dei napoletani per gli avvisi di pagamento diventano un segno meno nel predissestato bilancio di Palazzo San Giacomo. Tali e contravvenzioni al codice della strada da sole valgono appunto un paio di miliardi e avrebbero, se incassato, dimezzato il debito del comune. Insomma, per chi l'avesse dimenticato, dal rendiconto del bilancio 2019 approvato dal Consiglio Comunale martedì, dove è stata certificata che l'era arancione è una minoranza, è venuta fuori una cifra mostruosa dell'indebitamento complessivo del municipio napoletano. 4,3 miliardi e spiccioli che sono comunque milioni. Sotto questa cifra c'è la firma in calce dei 3 revisori dei conti.
regionali della Campania, le giravolte di Rosa Capuozzo, prima sindaco grillino, ora in lista con la Lega. Afferma di essere all'oscuro di tutto, di non sapere che il suo nome è stato inserito nella lista che la Lega di Salvini presenterà alle elezioni per il Consiglio regionale della Campania, in programma tra poco, più di un mese. Dice: davvero è una notizia che sto apprendendo da voi in questo momento, un po' come quando si va a fare un colloquio di lavoro e si viene a conoscenza dell'esito in maniera inattesa. Se così fosse mi farebbe piacere, so che è molto complicato l'accesso in quella lista, lo spiega appunto Rosa Capuozzo. Nel 2015 eletta sindaco del comune di Quarto con il Movimento 5 Stelle, fu il primo sindaco grillino in Campania. Dopo poco venne espulsa dal movimento in seguito a un'intricata vicenda giudiziaria. La conferma della sua candidatura nella fila del partito di Matteo Salvini arriva direttamente dal coordinatore flegreo della Lega, dice: candidata al 99% con noi, il suo nome è già in lista e, salvo colpi di scena, sarà in lizza per un posto in consiglio regionale. Ce l'ha chiesto lei e dopo aver valutato e discusso abbiamo accettato, si spiega così Mario Massimiliano Cutolo, uomo di fiducia del presidente regionale leghista Gianluca Cantalamessa. Dopo essere stata accostata più volte a Fratelli d'Italia, Rosa Capuozzo va a riempire la casella lasciata vuota dall'ex consigliere regionale di Forza Italia Pasquale Giacobbe, la cui candidatura sembrava così fatta fino a qualche settimana fa. Notizie dalla Puglia. Bollettino coronavirus, situazione dei contagi in Puglia e provincia di Bari. Il 5 agosto, appunto, sono 23 i nuovi casi positivi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Puglia, su un totale di 2630 test registrati. Un nuovo picco di casi dunque segnalato dal bollettino di ieri 5 agosto rispetto all'andamento degli ultimi giorni, che riguarda in particolare le province di Foggia e Lecce. Qui infatti si registrano rispettivamente 9 e 8 casi, mentre in provincia di Bari i nuovi casi sono 3, altri 2 nel Brindisino e uno relativo a un residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. I pazienti guariti sono 3.973, salgono a 152 i pazienti positivi. La Regione Puglia avvia a Bari fabbrica pubblica per la produzione di DPI. La Regione Puglia avvia una fabbrica pubblica per la produzione di dispositivi di protezione individuale. L'attività è stata attivata nello stabilimento di proprietà della Regione Puglia in via Corigliano, nella sede dell'ex CIAPI di Bari, dove si produrranno mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 anche con valvola, camici, calzari, tute e copricapo. Notizie da Treviso e dal Veneto. Un vincolo per salvare le mura di Treviso, la battaglia delle associazioni culturali. Patto tra 6 diversi gruppi chiederanno alla soprintendenza di preservare l'intero sistema bastionato della città. Pederoba, la vasca di laminazione bloccata da anni e le strozzature che imbrigliano i torrenti. A Pederoba anni fa un progetto per mettere in sicurezza il Curogna. Il sindaco Turato ha detto: è stato bloccato, ma dopo quanto è accaduto bisogna ripensarci seriamente. Vittorio Veneto, ragazzina litiga con la sorella e si getta dal balcone. Intervento dell'elisoccorso e volo per ricoverarla al Cafoncello. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Treviso, iniziati i tamponi su richiedenti asilo dell'ex Serena, nuova tornata di controlli anticoronavirus su 297 persone. Nei giorni scorsi i positivi sono risultati 137. Castelfranco, studente di 22 anni, si candida a sindaco. Lorenzo Zurli è attivo con Friday for Future, è il sesto nome nella rosa degli aspiranti. La lista si chiama Punto d'incontro. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Devastante esplosione a Beirut, la testimonianza di una friulana. Veronica Pecorella, che gestisce un locale in città, racconta come lei e la sua famiglia si siano salvati per miracolo. Per controllare la cottura del frigo dalla terrazza del suo locale è tornata in cucina. Se non l'avesse fatto, probabilmente sarebbe morta. Il racconto di Veronica Pecorella, ristoratrice friulana che da 10 anni gestisce un locale a Beirut, a poca distanza dall'area devastata dalle violente esplosioni che hanno provocato almeno 135 vittime e circa 5.000 feriti, distruggendo
un numero non ancora calcolabile di edifici. Da maggio quasi 1000 migranti al mese in Friuli Venezia Giulia. Fedriga ha illustrato i problemi relativi alla gestione della rotta balcanica al Comitato parlamentare Schengen. Il governatore Massimiliano Fedriga ha presentato i numeri dei nuovi flussi legati alla rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia, intervenendo in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. A Zano, incidente allo svincolo dell'A28, si sono scontrate due auto. Nell'impatto i conducenti sono rimasti lievemente feriti. Incidente intorno alle 18.30 sullo svincolo in uscita dall'autostrada A28 nel territorio del comune di Azzano Tegimo, lungo l'ex strada provinciale 6. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto. Nell'impatto i conducenti sono rimasti lievemente feriti. La centrale SORES di Palmanova ha inviato subito sul posto l'equipe sanitaria di un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco che è partita dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Qualche disagio per il traffico. Udine, divano a fuoco in un appartamento. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, un intervento appunto del comando provinciale di Udine nel tardo pomeriggio intorno alle 19 nella zona di via Cormor Alto nel capoluogo friulano. L'allarme è scattato per la presenza di una colonna di fumo che usciva da un appartamento. Invasione di vespe e calabroni, raffica di chiamata ai vigili del fuoco, una decina le telefonate giunte ieri mattina alla sala operativa di cittadini allarmati per la presenza degli insetti, una decina quindi le telefonate sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Udine da parte di cittadini residenti nel capoluogo friulano e nei paesi della provincia allarmati dalla presenza di vespe e calabroni. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.